Essere soli non è facile. E Libero a questo punto lo era. Quella chiamata di Martino non era andata a vuoto. E l'ordine era uno, ed era chiaro. Dall'altra parte della cornetta c'era un uomo. Un nuovo personaggio nel nostro racconto. Temo che il nostro eroe solitario non si lascerà convincere così facilmente. Te ne devi occupare tu. Senti, io te l'ho detto. Fallo e basta. Ci avrà poi da canticchiare, oggi lo sa solo lui. E qual buon vento dell'altro giorno? Sì, il periodo non sarà dei migliori, ma hai visto che seguito stiamo avendo? Alla conferenza stampa saremmo stati più di 200, sono fiducioso nella massa. Dai Angelo, lascia stare, oggi proprio non è giornata, sono davvero stanco, torna un altro giorno. Aspetta, ma che hai qua? No, non è nulla, dai, davvero. Ma che nulla è nulla? Dai, lascia stare. Ma che fai, non ti fidi di me? No, è che... Ma guarda, come? Davvero. Guarda... No, davvero, lascia stare. Ma come? Non è nulla, non è nulla. Ma neanche riesci ad alzarti dal letto. Dai, ti prendo un bicchiere d'acqua. Ora, in realtà, non so chi fosse. Poche parole e tante mazzate. Ma qualcosa avrà pur detto, perché qua di soldi, certo, non ne poteva trovare. Beh, mi ha detto che me ne devo andare. Un attimo prima preparavo la zuppa. E l'attimo dopo mi sono svegliato tutto storto. Ho visto una figura nera, ombrosa. Non lo so. Mi ha tirato due colpi di mazza sulle costole. Deve essere caduto, ma forse svenuto. Gli è andata bene, certo. Non me l'aspettavo, se no gliela davo io una lezione a quello. Se non mi avesse preso alle spalle, sarebbe finita diversamente. Però quel pezzo di cane si è dimenticato il cellulare. Cosa aspettavi a dirmelo? Ma lo sai come sono con questi aggeggi. Ma poi che te ne importa del suo cellulare? Dai qua, dai qua. Risponde la segreteria telefonica di... Michele Mattoni. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Thank you.